Eccoli qua, beh, i nostri avventurieri. La nostra avventura comincia qua, la nostra vacanza comincia qua dal porto di Livorno, giusto? Buonasera, buonasera. Già ci vogliono far tornare indietro per fare il già cittadino. All'italiano vogliono fare un po' di casino, vogliono fare per sbolognarsi prima. E qua siamo al porto, beh, pronti per. No, pronti, insomma, pronti fra un po'. Fra 3-4 ore. Sì, è vero, maniglino, vedi? Ciao, guarda, la tiro, girala. Ciao. No, primo piano. Certo. Devo andare al mare. No, non ci vai al mare. Ho fretta. Sei già arrivata al mare, guarda. Ho fretta. Una corsetta? Te la metti comoda, te la metti. Va bene, allora nel tanto mangerò un panino. Scusa, la Roberta vuole andare male, per andare dove? A fare là il bagno fino in snoc. Sì, infatti. Dopo c'è le ondine alte così. Dopo che le ondine alte così, l'onda del millennio c'è quest'anno. Quest'anno avremo l'onda del millennio. Inventerò qualcosa d'altro, come al solito. Va bene, va bene. Intanto dopo un'ora due di ritardo la nave è arrivata, forse i nostri commensali stanno mezzi dormendo. Roberto sta dormendo, no, Adriana no, quasi sì, no dai aspettiamo per imbarcarci, chissà che prima o poi ci capiti anche a noi. Ce la possiamo fare, direi di sì. Che hanno finito le ferie, sì. Mentre io le comincio. Ed è diversa la cosa. Non vuoi? Ciao. Eccoci arrivati sulla nave. Ecco. Eccoci arrivati. Finalmente parcheggiato. Finalmente. Parcheggiato. Adesso, parte. La nave siamo solo là, probabilmente partiamo. Forse anche. Partiamo, forse. Forse, giusto? Sì. Sarebbe anche ora.
Io lo vorrei dire, ma mi sa che siamo, che ci siamo arrivati, eh? Adesso? Fantastico. Ci siamo? A Calà è già in acqua intanto. A Calà. Lei si sta già incremando. Due secondi. Due secondi e io il tempo di mettere giù questa. Qui la nostra location per 14 giorni. Tranquilli, fuori dalle scatole, al sole, acqua. Facciamo un primo piano? Dopo. Ma a me non mi piace questa roba qua, è troppo bagnata, troppo. Ciao. Troppo voglio da questo mettiso di vegni, ciao. Là in giro con suo Santal, tavolare là in fondo, devo fare la Roby, l'acqua è altissima, l'acqua è altissima, immagino, io nuoto nell'acqua alta, eccola lì, e notare i colori, scusate, l'acqua secondo me, guarda, oggi è meritevole, notare le varie colorazioni, blu, verde, solito focicottero, veramente calda, ma che brodo, veramente non occupa neanche tanto, è giusta, no no, ma fa gli stessi vecchio, ma vorrebbe dover mettere sul momento, c'è la fascia, sì, che meraviglia, questa è la parte più bella dell'anno, giro, sì. Ecco. Salve. Ci sono anche me, beh, ci sono. C'è anche il cameraman, a volte non si vede, ma il cameraman c'è, c'è sempre, qualcuno la deve portare in giro, purtroppo, eh. Purtroppo la deve pure usare, Però è meglio tirare nel mare, va. Sono molto, tutti molto. Mi dispiace di più che se lo mettano le tredicelle. Ma no, che sarebbero più bel vedere, però dico, cioè non c'è più un limite. Questo qua va ancora più sotto, in teoria 10 metri me lo fa da solo senza questo. Se vedi qualche pesellino. Cioè, già fa fatica a vedermi. Allora, sotto diciamo c'è, che quella lì va sotto. È un po' strano che mettono sotto. Try.
Abbiamo raggiunto la secca, la secca. Abbiamo raggiunto la secca. La secca. La secca. La Roby era in fondo, la lontana. Lontana, lontana. La Iana ancora di più. La spiaggia della Cinque. La spiaggia della Cinque, la secca. Sì, qua. Ecco, è mio, signori, c'ho le prove, l'ho preso, signori, c'ho ecco, le prove, ecco, è andato. Grazie Gianluca per... grazie Carlo, grazie. Cura. Ho già gaffato due volte oggi, attenzione. Io... Ma perché tu vai in combutta con lui? Allora. Lui ti distrae e io ti attacco. La Liana? Sì, va bene. Può bruciarsi. Sì. Si pette, perché aveva caldo ovviamente. Il sorriso di posa da foto. Madonna, quella è grosso forte. È il re di Focicotte questo. No, sta galleggiando.
Cosa dici? Proprio detto Tarbalpi, andiamo a vedere il piccolo bambino sul gommoncino. Bella la vita, bella la vita, ah. Posso una birretta adesso, è un top, magari c'è, no, via via, sta arrivando capitan dell'altro, che è? Porco cane, l'acqua che è un brodo. Dobbiamo spingere. Gatte! Sei finito nella schiferra! Oh! Oh, ti vedo un po' precario, eh! Secondo me! Non è molto stabile, comunque. Sono appena stato sposti appena. Eccolo là, perso. Incredibile ma vero, Carlo è venuto in Sardegna e pure c'era vento. Non piove già più, ha già smesso, c'è il sole. Ma è colpa della Roberta. No, confermo, è Carlo che è venuto in Sardegna. Due venduti, basta. Parlo più. Non parlo più. Ma guardare se all'orizzonte c'è il Pipitaro.
Ma il Vitaro ci ha tirato buco oggi, che quegli anfogli. Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo.
potete ammirare un tipico esempio di flora gallurese. Che prende il fresco sotto le fresche frasche dell'hotel Le Mimose. Brava! Hai la sedia personale te? Aperitivo a bordo piscina. Gin. Salute. Bobby, niente, lei... Ciao, io riposo. Lei riposa. Gin. Eliana beve. Si beve, se mai... Relax prima di cinema. Sì, di cinema. Del cinema. Sì, vabbè, fa le stesse. Tra 50 minuti si mangia. La gente è tutta a prepararsi perché assolutamente alle 8 devono mangiare, fare il conto alla rovescia per mettersi davanti. E niente, è cin. Cin. Eccoci qua, dov'è che siamo? A Boltei, al 21esimo Boltei. Per concludere qua la vacanza. Non è roba nostra. Non è roba nostra? Sì, saluto. Arriva, arriva. Ah, ciao. Salute. Chi ci vuole male? Sì. Ma chi è che ci vuole male? Ah, oh, ci sono sempre quelli che ti vogliono male. Dai, tutti vogliono tutti bene. No, non credo, però neanche. Allora, gli antipasti direi che siamo, io mi ho gradito, no? Sì. Hai mangiato una quindicina, ventina di piatti sono antipasti, sono rimaste delle orecchie, sono rimaste. Le orecchiettine, le orecchie. Le orecchiettine, le San Finn, che la Roberta le vuole. Mostruoso. Per la cronaca, la brocca è già la seconda. Quindi solo con gli antipasti, la Liana è già ubriaca, la Roby lei è sempre impassibile ma c'è già l'occhietto. Ci sono anche i peperoni se vuoi. I peperoni che nessuno ha toccato. Perché sappiamo che nessuno li digerisce. No, perché c'è tanta altra roba migliore secondo me.
Niente, adesso proseguiamo con i primi, porceddu, agnello e verdure varie. Ciao, fai ciao. Fai ciao con la manina. Viva la Sardegna. Fai ciao con la manina, fai ciao con la manina. No Paolo, stai pure a Mantova, va bene così. Non rispondere neanche al telefono. Ciao. Ciao. No, no, no. Alla terza blocca di questo vinello qua erano un attimino sciocchi. La terza blocca, che è la terza questa, non è la prima, non è la seconda, ma è la terza. Ci sono le gambine che cominciano a fare un po' ingognago. Qui c'è il porceddu, quello che è rimasto il porceddu. Le verdurine. È rimasta un po' da codga. È la codga, un po' da codga. La chiama Paolo. Paolo la codga? Ciao. No, ma rispondere dopo, ciao. E quindi allora alla conclusione ci siamo arrivati. Qui abbiamo la Seadas, famosa Seadas. Il conquibus di tutta questa serata è Seadas, mirto e filuferro. E filuferro. E questo qua auguri. Vedi che la Roberta sta mangiando la Seadas. Ariana sta mangiando la Seadas. Buonissima. E mo mangio pure io la Seadas. Ciao! Siamo ai Boltei, agriturismo nell'entroterra di San Teodoro, Padru. C'è la luce accesa, là in fondo sono, Slamac in sia schissa, ecco. Andola è vedere cascapotta. Il relax del lavoratore dopo una bella mangiata, una bella bevuta, una bella serata, mi riposo. Esatto. Però non mi fido tanto perché secondo me riesci ad andare. Poi arriva puzza che fa paura. Ecco, per dire. E poi è sporca che fa schifo e ho paura di cadere. E poi basta. Altro? Panoramica del Boltei, vai cagnone là. T'ha legato? Eh sì. Eh sì. Ah? Sì. Aiuto. Sporchissima. Come? Perché è pieno di muffa. Pulitati? No, vabbè. Guarda che pezzo di troncone che c'è qui. Lui se le invida, ma cosa è? Cos'è l'albero del ginepro? No, com'è? L'albero, cos'è che aveva detto Carlo? Ciao, De Marco. Albero del mirto. Effetto mirto, cos'è? Albero del mirto. No, non è che. È un po' fine come cosa, eh?
piedi? Prostata? Sì, è proprio in piedi. Ma preti sori parlo voi. Faccio il turbo, guarda. Lo pagami in terra.
Thank you.
Roberto, sempre presente sotto l'albero della cuccagna. Ah? Sta mia c'ha parla bala, né, mi raccomando. Ah no, c'è solo acqua, non c'è dubbio. Mamma mia, se può sentire. Thank you.
Luca l'ha preso col porcello. No, porchetto. Porchetto. Thank you.
Un signor. Si mette in mezzo. L'altra parte verso sinistra che qui esce è il motore che si trovava precisamente a poppa del mercantile, quindi potete più o meno avere un'idea di quanto fosse grande. The starboard on your right side belonged to the cruiser wreck. A cargo ship ended up in the rocks in 70 focus by a stroke from a tidal wreck. Wind. It's a shelter in the Tavola Bay in front of Tavola, but the wind was so strong that the anchors blew in the seabed. After a month, the equipment catched fire and it sank into 6 meter water. The other part is the engine on the left side. It was precisely on the stern of the boat, so you can have an idea of how much it was long. Adesso ci troviamo in località Costa Dorata, chiamata così per via della sabbia, che prende appunto una colorazione dorata. È uno dei primi villaggi creato intorno alla fine degli anni 50, inizi anni 60, composto principalmente da villette di proprietà, come vedete, tra la vegetazione e le rocce. Inoltre alla vostra destra quelle porte turchesi con gli ombrelloni bianchi da spiaggia appartengono. Ci stiamo avvicinando alla cala della tartaruga, alla vostra destra. Ci sono delle persone, dei
sulle rocce, vedete, in direzione di quelle persone si vede la roccia della tartaruga, al centro della cala si vede che fuoriesce dall'acqua, praticamente risulta al centro tra una roccia e l'altra. Vedete il corpo e il collo della tartaruga alla vostra destra, purtroppo non ha la testa perché fu decapitata da dei vandali anni fa, costretti prontamente a ricostruirla. Poco successivamente altri vandali l'hanno nuovamente distrutta, quindi ad oggi rimane senza testa. Now on your right side you can see the Tartar Owl and in the middle of it you can see the Tartar Rock with his body and his neck. Unfortunately not his head because it was beheaded by vandals in the past. Attenzione, prego, marinaio, aprirà un passo d'uomo alla vostra destra da dove potrete tuffare per farvi il bagno. Vi raccomandiamo l'utilizzo di una maschera perché il fondale è pieno di pesci e vi raccomandiamo anche di stare tra la barca e la spiaggia perché qua vicino passano mezzi veloci. Quando sentirete un colpo di tromba dovrete risalire. Chi non ha piacere di tuffare può scendere tranquillamente da una comoda scala che si trova a poppa. Vuoi scendere? Ti tuffi? May I have your attention, please, as soon as I turn in your manual on your right side, you can dive to swim. You cannot dive thinking down a ladder on the stern. We recommend you mask because the underwater is full of fish. And we need you to stay between the boat and the beach because near here, pass. Speed. Ah, bellissimo. Hai già lui. Nadia! Scusate la barca perché è qui. Già lui. Vai,
deve scendere. Andiamo via.
con me. Si butta Roby? Poi che ne so, speriamo, perché fra un po' andiamo via. Vai Roberta, veloce! Ciao, dai. Senti sul bordo! Vai! Aspetta, credi che c'è il bambino! Vai, vai in là! Dai. Aspetta! Che se no non ti riesco a prendere! Io! Così! Bordo. What can I? Posizionato l'allerta e gestore per i diving per i centri di immersione. Infatti l'isola è ricchissima di punti di immersione, uno tra i più importanti è la Secca del Papa, dove nel suo fondale di circa 42 metri si possono ammirare bellissime praterie di gorgonia e anche alcune specie protette di pesce, come per esempio la cernia bruna. It is a little red and yellow boy on right side up above and managing authority to do immersions. In fact, the island is rich of point of immersion. One of the most famous is Pope's Shoal, where in a sea bed of about 42 meters you can admire beautiful Gorgonian grasslands and also some protected species of fish like cernia bruna. In dialetto locale significa appunto parete piatta. In cima adesso vedete quel grande masso in alto, è chiamato la poltrona. This vertical wall on your right side is called the Galicia in dialect of the community, and at the top of it this big rock is called the altar. L'isola di Tavolare è lunga 6 km e larga 1,5 km. La punta più alta è chiamata Punta Cannone ed è di circa 565 metri dal livello del mare.
terra poggia su un basamento granitico ma è di conformazione calcarea, che significa che non trattiene l'acqua, al contrario di Molara. Infatti questi segni neri che vedete sulla parete sono causati dall'acqua piovana che, non venendo trattenuta dalla roccia, va a creare queste striature nere. Il versante est è completamente differente rispetto a quello ovest, infatti qua non c'è terreno, quindi non abbiamo vegetazione, mentre dall'altra parte, al contrario, è ricchissima di vegetazione, la tipica macchia mediterranea, e in più troviamo anche la rarissima specie di stellina di tavolara, un fiore che cresce solo su quest'isola. Inoltre abbiamo anche specie animali sull'isola, per esempio volatili come i colombacci, i marangoni dal ciuffo, che sono molto simili ai cormorani, ma hanno un ciuffo nero sulla testa, sono tutti neri le specie adulte e con una macchia bianca sul petto i più giovani. Inoltre abbiamo anche il falco pellegrino, l'aquila reale, e troviamo anche la famosa capra dai denti d'oro, chiamata così perché mangia una pianta particolare che gli crea una sorta di patina dorata sui denti, quindi da questo prende il nome. Tavola Island is 6 km long and 1.5 km wide. Altre due bellissime grotte sono presenti sull'isola, una attualmente chiamata grotta della ghigliottina perché ha una roccia che sembra proprio una ghigliottina, mentre in passato era chiamata grotta del due marino. Salve. Oh, sono molto la spiaggia. Come fai adesso? Sono la fuga. Sto scostando. Serviremo un po' di refrigerio. Come vanno i lavori qua? Insomma. Sì, la Robinson Crusoe. Però questo non è auto per la spiaggia, è un treno da passeggio. È caso con me. Ma dopo oggi siamo qui a Capodoro, ristorante di pesce, ecco, finalmente un buon vinello fresco alla tavolara, la nostra gita. Giusto. Qua abbiamo la campatrice seriale, che ha già volato via l'ombrellone. Abbiamo volato via leggermente. Era più un ombrello da passeggio, però non ricordo. Dunque abbiamo anche i sacchettini anche da mangiare. Sì, dopo abbiamo la merenda anche. Li lanciamo ai pesci. Abbiamo anche cose da fare. Non devo finire qui.
La verdura che ha del pesce. Sempre il suo fascino, anche quando è nuvoloso. Sì. Tu sei nuvolosa? No, io ho il sole dentro. Wow, the sun inside. Ehi, buongiorno. La cinta. Arriveremo, sì, va, siamo arrivati. L'ultima mattina, il nostro punto d'attracco. La nostra quotidiana passeggiata mattutina, pomeridiana. Della salute che fa bene, eh? La salute, ciao, salute, ciao. Ma quanta gente che c'è. Siamo i primi. Bene, così possiamo stare a dormire. Esatto. Roberta che va a contrattare il posto. Possiamo metterci come ci pare? Grazie. Siamo a posto, grazie. A mamma. Dove ci mettiamo, mamma? Ah? Diremo la vacanza a mamma. Dove ci mettiamo a mamma? Non lo sa, dove vai? A mamma. Sentiamo qua, mamma. Ok. Riservato. A mamma. Allora ci guardiamo questo spettacolo. Eh sì, oggi è bello. Telecomando su qua. Ultima mattina la cinta.
Ecco, dai, salutate. Ciao. Salutate chi dovete salutare, baci, abbracci di chi preme Cotillon. Salutate la cinta. Buongiorno, mi sto andando dalla cinta per quest'anno, finito mare, finito tutto. Sì, dobbiamo proprio caricare i barattielli. Adesso tristezza. Si inquadra là Carlo con la transumanza che sta andando via. Mettiamo qua. Noi seguiamo la transumanza. Di là abbiamo Mantova, di là abbiamo la Sardegna. Di là c'è il mare e noi ce ne andiamo a cagare. Finito. Gli ultimi visuali, gli ultimi corpi, gli ultimi tutto. Vedete Roberta come è messa con un sacchetto di plastica ormai. Ho rotto anche la borsa. Non c'è neanche più soldi per pagarsi una borsa da spiaggia, neanche tutto ci sono presi. Siamo mangiati tutto, ci siamo bevuti tutto. Ci siamo nuotati tutto. È stata una bella vacanza, tranquilla, rilassante, mangiato, bevuto, bevuto, mangiato. Nuotato, acqua presa, tra piscina, mare, e nulla. Au revoir. Come dice la Roberta, attention please, no, cos'è che è? No, è attention please. Eh? Attention please. Era francese l'altra volta. Attenzione, si duplica. Eccole. Stiamo abbandonando la Sardegna. Purtroppo sì. Sì. Ebbene sì, ci stiamo staccando dalla Sardegna, sì, ritorniamo nel continente. Alla fine. Si torna proprio a casa. Allora. Ci hanno rimesso sulla felice barchetta. E via che ci riparte verso la vita normale.